Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Io sono Renato Meucci, il direttore del Mascagni, che mi onoro appunto di seguire in tante manifestazioni, in tanti concerti che abbiamo organizzato, in tante attività didattiche che sono numerose, alcuni di voi lo sanno già. Questa sera però è una sera un po' particolare nella quale il mio ruolo non può che essere limitatissimo. Perché? Perché sono qui solo da poco tempo e non ho avuto la fortuna di conoscere Lorenzo Parigi. Diciamo che ho avuto però una impressione immediata, diretta e anche direi sorprendente per certi versi, perché se voi passate nei nostri corridoi vedrete il suo nome dappertutto, le sue foto dappertutto. Perché? Perché è stata una vita, poi ho scoperto dagli amici e colleghi, in cui è stato praticamente il riferimento per la gran parte di loro, per quelli che sono cresciuti nel Mascagni e che hanno poi in molti affrontato la carriera musicale. Dunque io ho appreso in questa maniera del ruolo e dell'importanza di Lorenzo Parigi, che purtroppo ci ha lasciato in una maniera più che tragica e prematura, e ho allora pensato che due colleghi potessero parlarne, o meglio, un caro collega che è stato direttore per ben 6 anni del Mascagni, Stefano Agostini, che intanto invito a salire, e l'altro è un familiare strettissimo di Lorenzo, Alessandro Cevenini, che pure invito a salire sul palco. A loro darò la parola rispettivamente per un ricordo più, diciamo, legato alla vita professionale e istituzionale di Lorenzo Parigi, e per un ricordo invece che sarà più vicino, anzi sicuramente di tipo affettivo familiare. Poi ascolteremo i ragazzi nella prima parte del concerto e dopo il cambio di palco, perché ci sarà la necessità di muovere le sedie, faremo un'altra piccola commemorazione e ancora una nel finale. Grazie di nuovo e do la parola a Stefano Agostini. Grazie. Ringrazio il direttore per avermi coinvolto in questa occasione, mi fa molto piacere, e d'altra parte anche una considerazione, probabilmente la mia età ormai e la lunga esperienza che ho avuto nell'istituto fin da bambino mi importa essere un po' una memoria storica dell'istituto, e quindi volentieri parlo di Lorenzo. Lorenzo Parigi entra nell'istituto nel 1975, era l'anno, fra l'altro, in cui io mi sono diplomato, io finivo i miei studi, e vi rimane fino al 2004, quindi per quasi 30 anni, prima come insegnante di solfeggio e poi come insegnante di esercitazioni orchestrali quasi subito per un lunghissimo periodo. Per parlare dell'esperienza di Lorenzo Parigi, secondo me questa esperienza va inserita in un contesto un po' più generale, che è quello dell'importanza che per questo istituto, fin dalla fondazione, ha sempre avuto la formazione orchestrale. Questa è la cosa importante, perché fin dalla fondazione, quando anche i conservatori magari più importanti, più blasonati, non è detto che si facesse con continuità la formazione orchestrale, qui invece si faceva continuamente, era considerata un'attività formativa importantissima. Ricordo che l'istituto è nato proprio perché doveva servire a trovare le nuove forze per l'allora orchestra labronica, c'era un'orchestra stabile nella città di Livorno, e l'istituto fu voluto proprio per questo, per preparare musicisti che poi potessero andare a far parte di questa orchestra. Pensate che quando io ho fatto il diploma negli anni appunto 70, quando si finiva l'anno scolastico, ogni diplomando suonava da solista con l'orchestra. Tutti, cosa che appunto era rara trovare anche in altri conservatori. Quindi c'è sempre stata una grande importanza, prima con maestro Chiti, ricordo maestro Ivan Polidori, maestro Cosmi, poi ha avuto la fortuna l'istituto di avere per un periodo il maestro De Bernardi come direttore d'orchestra. All'inizio della sua carriera
che poi è stata una carriera importante della direzione dell'orchestra. Quando il maestro De Bernard, così giovane, fu chiamato in altre parti e dovette proseguire la sua carriera, fu data la possibilità a Lorenzo Parigi, che era qui a insegnare solfeggio, vista la sua esperienza di direzione dell'orchestra, di prendere la cattedra. E lui iniziò questa lunghissima esperienza. Cioè Lorenzo ha visto passare generazioni di studenti che si sono formati. Quindi lui era quello che li conosceva tutti, perché ognuno di noi ovviamente conosceva gli allievi del proprio strumento principalmente, ma da lui passavano tutti. E tutti hanno imparato con lui come si sta in orchestra. Cioè lui ci teneva molto a questo, non solo al fatto di preparare il concerto alla fine dell'anno, ma avere l'abitudine dello stare in orchestra, il comportamento da tenere, come si fanno le prove rispetto degli altri, ha sempre tenuto molto a questo. E lui ha avuto questo ruolo durante tutto il periodo di crescita dell'istituto e quindi è stato coinvolto in occasioni anche molto importanti. Ricordo i due concerti fatti in occasione delle visite del presidente Pertini e del Papa a Livorno, dove l'orchestra appunto fece due bellissimi concerti. Si teneva molto alla qualità dell'orchestra, tant'è vero che in quell'epoca sono state organizzate tournée. Eccolo, sì, questa famosa foto con Pertini che assiste al concerto insieme a Lelio Lagorio. Lo stavo dicendo, ho perso un po'. Dicevo che in quegli anni era considerata importante l'orchestra, tant'è vero che furono organizzate anche delle tournée, ce n'è stata una in Inghilterra. Io ero da poco insegnante dell'istituto e fui chiamato per accompagnare gli studenti e lui in una tournée che ricordo molto bella, un'atmosfera piacevole, nella Germania, allora era ancora oltre cortina nella Germania dell'Est. Ha avuto un periodo in cui lui ha anche organizzato un corso di avviamento alla direzione d'orchestra, che lui ci teneva a specificare, non voleva essere un corso di direzione d'orchestra o un corso di perfezionamento, no? Come oggi si usa un po' mettendo, ma voleva essere solamente una prima esperienza per musicisti che si volevano cimentare con questa esperienza della direzione. Che dire? Il suo carattere non era un carattere facile, era molto morale, c'erano alte e basse nei rapporti con lui, poteva essere molto burbero, così, però era anche molto ironico, si portava sempre dietro questa carica di umorismo e soprattutto questi aspetti gli permisero di avere una grande empatia con gli studenti, che da una parte vedevano la severità della persona che pretendeva appunto quel comportamento di cui si parlava prima, ma poi era sempre molto disponibile con gli studenti. Questo carattere appunto l'ha portato a volte a avere anche qualche scontro nell'istituto, però da un'altra parte invece era una persona molto generosa. A me ha colpito quando ho fatto direttore, lui non c'era già più, ma spesso mi chiamava e andavamo a mangiare insieme perché lui continuava periodicamente a venire a trovare noi la chiamavamo la signorina Rachele Ripoli, che era stata vice direttrice dell'istituto ai tempi della fondazione, quando c'era il maestro Chiti, che ormai era isolata nella sua malattia di Livorno, e lui ha continuato a venire a trovare anche da pensionato e in quelle occasioni mi chiamava. L'ultima cosa, vedrete dopo una cosa molto bella, si può anticipare, no, comunque, lasciamo. Quando ci sono state le celebrazioni del 60° della fondazione dell'istituto, era il mio ultimo anno da direttore, io lo chiamai per offrirgli la possibilità di dirigere quel concerto con l'orchestra. E all'inizio lui rispose in maniera entusiasta, e poi dopo venne fuori quell'aspetto del carattere di cui parlavo prima, per cui cominciò a rimuginare,
a ritornarci sopra. Io fui molto dispiaciuto di nuovo, perché mi sembrava naturale che un concetto che richiamava gli studenti da tutta Italia, no, che erano stati all'istituto, trovassero lui che li aveva conosciuti tutti. E quindi si rifiutò a dirigere, però sono contento che il maestro Stefano Guidi, che prese la direzione subito dopo, lo convinse a partecipare al concerto e a dirigere un brano del concerto. E col senno di poi sono contento che sia rimasta questa testimonianza bellissima, dove lui dirige con tutti gli allievi, gli ex allievi, molti dei colleghi che gli tributarono un caloroso affetto. Grazie. Grazie a Stefano Guidi. Grazie davvero, e poi come vi dicevo, adesso darò la parola ad Alessandro Cevelini, ma poi durante il cambio di palco, anzi subito dopo il cambio di palco, leggeremo una testimonianza di uno di questi allievi che vive all'estero e che ha scritto una lettera che appunto vi leggeremo quando ha preso della disgrazia. Do la parola allora ad Alessandro Cevelini. Buonasera a tutti, grazie, innanzitutto grazie di essere qua, grazie al direttore e grazie al conservatorio per questa giornata in memoria di Lorenzo. Lorenzo è stato un maestro anche per noi. Un piccolo aneddoto: quando veniva chiamato maestro, lui rispondeva maestro sarà lei, quindi questa era una specifica del suo carattere. E le strade della vita sono molto strane, perché io sono di Livorno, ho anche calcato questo palco, ma io e Lorenzo ci siamo incrociati a Settimello, perché lui ha fatto da padre per mia moglie, per mia cognata e da nonno anche per mia figlia Vittoria, che stava iniziando a suonare il pianoforte insieme a nonno Enzo. 5 mesi fa è nato Lorenzo, visto che la continuità ci deve essere. L'aspetto personale di Lorenzo, come dicevo prima, mi permetto di chiamarlo maestro, per noi è stato un maestro di vita. Era una persona assolutamente generosa e una di quelle persone che si dava per tutti, per la comunità di Settimello, che non ha mai voluto lasciare. Era sempre disponibile, era sempre in ascolto, vedeva sempre il lato positivo delle cose. Sono d'accordo sul carattere a volte un po' burbero, ma in realtà negli ultimi anni si era proprio sciolto e addirittura cominciava anche con noi a raccontarci un po' della sua carriera professionale. Ci parlava dei suoi pranzi con Edoardo De Filippo, ci ha parlato di Carla Fracci, che insistentemente lo chiamava e lui diceva e rifiutò anche Berio, tutto perché lui era molto legato al suo territorio, al suo paese e alla sua vita che per noi è stata veramente educativa. Per noi Lorenzo ha lasciato un vuoto. Quando una persona manca così, è naturale che ci sia un vuoto improvviso, perché quando si manca in questa maniera si crea sempre, non siamo preparati alla mancanza. E devo dire che dopo un anno e mezzo questa mancanza non riusciamo a colmarla. Io insieme a un mio carissimo amico Efraim Pepe stiamo preparando un video molto ironico su Lorenzo e non riusciamo a terminarlo, perché in continuazione persone ci contattano per essere intervistate. Persone di Settimello, persone che vivono all'estero, persone, ovviamente molti musicisti, alcuni sono qui in sala e hanno già partecipato e li ringrazio tantissimo. E mi fa molto piacere anche annunciarvi che la nostra famiglia istituirà una borsa di studio in memoria di Lorenzo Parigi, con l'aiuto nel senso i consigli del direttore tramite il conservatorio, per gli studenti del conservatorio, perché ci piacerebbe che la memoria di Lorenzo continuasse anche per chi non l'ha conosciuto. Finisco dicendo che sono entrato durante le prove, e il direttore, ragazzi, ha detto: mi raccomando, sorridete, ecco. Ho visto una continuità con questo, ovviamente. Scusate, grazie. Adesso lasciamo la parola alla musica. Buon ascolto.
Thank you.
scusate, abbiamo fatto un piccolo errore di programma, era adesso che avrei dovuto, io faccio, invitare Alessandro Cerulini a leggervi la lettera che un ex allievo di Lorenzo Parigi ha voluto inviare pochi giorni dopo la scomparsa del nostro compianto maestro. È una lettera toccante che vi darà la testimonianza di quello che è un maestro vero per i suoi allievi, quando è così intenso il rapporto che quasi diventa empatico e magari dura tutta la vita. Prego. Ho appreso con tristezza profonda e angosciante la morte tragica di Lorenzo Parigi. Investito da un'auto il 21 gennaio 2021, sembra alle 21 di sera. Devo a lui e a lui solo se oggi sono diventato un musicista. Lorenzo ha saputo guardare al di là delle mie paure e timidezze e mi ha obbligato a farcela, perché quella era la mia strada e lui lo sapeva. Ho imparato da lui l'ironia, lo scherzo, la serietà nel lavoro e i mille dettagli che fanno di una pagina di musica qualcosa di unico e meraviglioso. Ho capito con lui quanta energia e fatica si debba mettere in ogni nota che si suona, quanto i gesti e l'anima di un direttore siano necessari per far entrare un musicista dentro quel mondo. O lo capisci e ti immergi in questa volontà di espressione totale, o ne resti spettatore inerte, ma comunque affascinato. L'appuntamento del sabato pomeriggio per i tanti anni di conservatorio, per i corsi di esercitazioni orchestrali con lui, erano fonte di gioia. E la sua è stata una vera amicizia. Lorenzo era una persona originale, mai banale. Aveva al contempo un'innata comicità, ma anche uno sguardo critico sul mondo e sulle sue trappole. Le lezioni di solfeggio, una cosa bellissima, mi ha insegnato a divertirmi con una materia in generale noiosa. E il grande rigore del ritmo legato all'espressività sono le lezioni che ancora oggi porto con me nel lavoro di musicista. Sono io stesso, per molti miei allievi, insegnante di solfeggio, oltre che di viola e violino. Tanti possono insegnarlo, ma come lo faceva lui è davvero impossibile. Nel proseguo della mia vita mi ha sempre consigliato, ascoltato ed era orgoglioso e fiero del fatto che fossi riuscito a fare della musica il mio lavoro. Ero fiero di me e un filo ci legava. Ho tanti ricordi legati a lui. Lo riaccompagnavo quasi sempre alla stazione di Livorno dopo le prove d'orchestra perché non amava guidare. E mi raccontava dei suoi impegni e della sua mamma, della quale si è occupato in maniera perfetta fino alla fine. Quando cominciai la mia professione, a volte capitava di trovarlo in alcune orchestre come direttore. Spesso mi chiedeva consiglio per aiutarlo a cercare una camera d'albergo in un'epoca, quella dei primi anni 90, in cui non c'erano i mezzi di oggi, e in cui però ci si scriveva a mano. Tante sono le sue lettere che conservo ancora, nelle quali mi incoraggia e mi dava dei consigli preziosi. Lorenzo era un musicista vero, dotato di grande sensibilità, con uno sguardo sempre curioso sugli altri, sulle vicende umane, e aveva un carattere franco. Dire quello che si pensa può penalizzare in una professione dove troppe volte gli appoggi multipli e vari contano più della qualità, ma lui sapeva capire una partitura, sviscerarla, e aveva il gesto, quello della grande scuola direttoriale, a differenza di alcuni direttori che mi è capitato di incontrare e che a una persona come Lorenzo Parigi non potrebbero neppure allacciare le scarpe. Nonostante non lo vedessi da tanti, troppi anni, era per me una presenza. Mi è sempre stato vicino anche per la perdita dei miei genitori e ci si sentiva per farci gli auguri e ovunque viaggiassi per lavoro o in vacanza, una cartolina la riceveva sempre. Quest'anno non ce l'ha fatta a rispondermi. In genere mi scriveva a fine gennaio o ai primi di febbraio. Incredibile e preveggente la sua ultima mail, di cui riporto la parte iniziale e finale, datata 1 febbraio 2020. Carissimo maestro Paolo, eccomi un po' acciaccato, ma ci sono. Qualche disavventura finita bene, almeno per ora. E così, fra trippole e trappole, si va incontro al finale col botto. Tu vedo che vai alla grande, e questo mi fa molto felice. Credimi. Stammi bene e ti prego, continua a tenermi informato della tua attività. Un grande abbraccio, Lorenzo. Mi mancherà, ma sono certo che continuerà a fare parte di me e in qualche modo ad essermi vicino.
Mi dispiace non aver avuto la possibilità di andare a trovarlo. Sono cose che si desiderano e che si rimandano sempre al domani, ma sapeva quanto bene li volessi e quanto fosse la mia riconoscenza nei suoi confronti. Grazie Lorenzo, sei stata una forza vitale, uno spirito libero, una persona generosa ed il migliore insegnante che si potesse desiderare. Paolo Matacena.
peccato che Miglior Visse non potesse farcelo, che è un ricordo che abbiamo in istituto, diretto dal maestro Parigi, con l'orchestra del Conservatorio, di qualche generazione fa. Però una pagina che sicuramente non ha bisogno di introduzione per voi livornesi, e che quindi invito anche, possiamo anche noi scendere magari, perché no, per vederla tutti insieme e ricordare questo maestro che mi ha preceduto per questo lavoro, ma che è così portiamo nel ricordo oggi specialmente. Allora scendiamo e poi così possiamo insieme ascoltare il disco.